Beh ragazzi, cosa dire? Si rincomincia. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video di questa magicissima serie del mese magico del mese di dicembre. Sto parlando ragazzi dei Vlogmas. Dopo un anno ecco che si ritorna qua davanti alla videocamera a fare i Vlogmas, un video al giorno a dicembre. Ma che cosa sono i Vlogmas ragazzi? Per chi di voi non sapesse che cosa siano i Vlogmas, adesso ve lo spiego subito. I Vlogmas cosa sono sostanzialmente? Il Vlogmas è una serie dove viene pubblicato un video al giorno durante il mese di dicembre, fino intorno al 25 o al 24 si può decidere, oppure c'è chi anche li fa fino alla fine del mese. Ed è come se fosse un calendario dell'avvento, per quello che dico che si fanno fino al 24 dicembre. Essendo che si mette un video al giorno, è come se fossero un calendario dell'avvento, no? Dove ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, diciamo. Un calendario dell'avvento, ma sotto forma di serie con i video, dove si parla di determinati argomenti, come in questo caso noi parleremo, io parlerò di argomenti riguardanti per la maggior parte di magia. Non vi parlerò solamente di magia in questi Vlogmas, però per la maggior parte dei video assolutamente sì. Quindi spero che abbiate capito cosa sono i Vlogmas. Ragazzi, per chi di voi si ricordasse i Vlogmas dell'anno scorso, si sarà accorto che manca qualche abbellimento. Ho messo i LED qua dietro la porta, ho messo qua le lucine LED tutto attorno a questo quadro di carte, diciamo. Però manca tipo l'albero di Natale lì, che di solito c'era. Però ragazzi, adesso vi spiego anche un'altra cosa praticamente. Quest'anno per me i Vlogmas saranno probabilmente, non sono ancora sicuro perché devono ancora incominciare, questo è il primo Vlogmas. Quest'anno non sono sicuro al 100% di riuscire a farli ogni giorno i Vlogmas, proprio perché ho incominciato il liceo ed è comunque molto più impegnativo per me ogni giorno registrare un video e montarlo, perché ho molto di più da studiare. Già l'anno scorso un paio di volte non sono riuscito a fare il Vlogmas. Quest'anno secondo me sarà ancora più impegnativo. Quindi come funziona quest'anno? Sarà molto simile all'anno scorso. Utilizzerò la stessa tecnica dell'anno scorso, l'ho un po' modificata, ma adesso vi spiego di che tecnica sto parlando. L'avevo già detta nell'ultimo Vlogmas dell'anno scorso. E ragazzi, di che tecnica sto parlando? Praticamente io ho preregistrato alcuni video così in modo tale se non riuscissi per assurdo a mettere il Vlogmas quel giorno lì, anziché mettere il video dove dico che non posso mettere il Vlogmas, metto un Vlogmas, un video preregistrato, no? Così da poter mandare avanti la serie e mettere un video al giorno. Lo so, non è la stessa cosa, però almeno metto 24 video nel mese di dicembre. E almeno completiamo la serie con veramente 24 video dove si parla di argomenti diversi. Quindi ho utilizzato questa tecnica così da non dover magari stressarmi troppo. E poi tra l'altro questo qua, in realtà il Vlogmas che sto registrando adesso non è esattamente il primo dicembre. Siamo il 29 di novembre ragazzi, ma perché voglio far sì che veramente tutto riesca, che tutto sia fattibile, che riesco a fare Vlogmas con calma, senza dovermi troppo stressare con studio e insomma YouTube. Ed è anche per questo ragazzi che mancano gli abbellimenti, perché non siamo ancora dicembre, quindi non aveva tanto senso portar già sull'albero di Natale. Comunque adesso nei prossimi Vlogmas li vedrete. Detto questo ragazzi, ora che vi ho spiegato la tecnica di quest'anno, che sarà molto simile a quella dell'anno scorso, anche se l'anno scorso poi alla fine l'ho un po' sottovalutata questa tecnica, in realtà secondo me è molto utile. Ne ho preregistrati 3 o 4 di video, Così da poter, insomma, tenerli come riserva. Io ragazzi, però questa come al solito è sempre una sfida contro me stesso, quindi proverò in ogni modo a mettere un video al giorno. Comunque ragazzi, come al solito, se avete richieste particolari di argomenti che volete che io vi parli in un vlog, ma qualsiasi cosa, tutorial particolarmente a tema Natale, tema periodo, diciamo, consigliatemi pure qua sotto nei commenti quello che volete, così almeno interagite anche un po' voi con i Vlogmas e non solamente io. Comunque ragazzi, io sono super felice di incominciare questa nuova serie. È da un anno, non sembra che sia già passato un anno, però ragazzi, ebbene sì, è passato già un anno dalla scorsa serie. E niente, ci aspetta questo piccolo lungo viaggio. Vi chiedo di lasciare un bel mi piace, condividete il video con tutte le persone che conoscete, così da farli avvicinare ai Vlogmas, a questo mese magico, comunque rilassante anche da guardare e da vedere i video. Secondo me sono molto molto rilassanti, molto bello. E diteli che così almeno vedrete un sacco di bellissimi video. Quindi condividete, amici, parenti, a chiunque insomma. Ragazzi, a me non resta nient'altro che augurarvi una buona serata e noi ci vediamo domani con il prossimo Vlogmas. Ciao!